Iniziata questa mattina in tutta Italia la fase 2 per i bar, i ristoranti e le attività artigianali di produzione alimentare. Oltre alla consegna a domicilio è ora consentita la ristorazione con asporto. Per l'Emilia-Romagna il via era già arrivato dal 27 aprile scorso, ma in pochi avevano aderito e anche oggi non sono molti i bar ad aver aperto in qualche modo ai clienti, che comunque dovranno mantenere le distanze di sicurezza e non potranno consumare i prodotti acquistati nel locale o nelle sue vicinanze per evitare assembramenti. Alcuni esercenti non hanno completato le operazioni di sanificazione, altri non hanno ritenuto vantaggioso aprire a queste condizioni a fronte delle spese, altri ancora preferiscono aspettare tempi migliori o normative più chiare. Sinceramente pensavo di peggio, però ci vuole tempo, i faentini ancora sono molto titubanti, speriamo nei prossimi giorni di andare meglio. Sta andando molto bene, stiamo riscuotendo grandissimo interesse e desiderio di rincontrarsi. Si cerca di partire in qualche modo e vedere cosa succede. Che cosa hanno ordinato oggi i clienti? Oggi ho venduto semplicemente delle brioche alla crema. Caffè. E caffè. Adesso viene fatta, cioè richiesta anche di paste, torte e pasticcini anche a domicilio. Mentre invece per la caffetteria pure semplice, lì vengono i clienti? Per la caffetteria non ci siamo ancora resi disponibili, perché riteniamo che non sia un servizio che si può svolgere a domicilio. Come avete organizzato il servizio? Uno vi chiama? Uno chiama e chiede quello che abbiamo e poi ordinano. Quando arrivano qui noi li prepariamo nei sacchettini, nelle confezioni e poi diamo i sacchettini al cliente. Entrare uno alla volta e stare circa un metro e mezzo, un metro di distanza. Allora, noi ci siamo organizzati con un servizio di WhatsApp, quindi cercando di comunicare più direttamente e velocemente con i clienti. Riceviamo ordinazioni e facciamo sia il takeaway adesso, da questa settimana, che il delivery, che è qualcosa che abbiamo iniziato a fare fin dai primi momenti di lockdown. Il dispositivo di igiene, vabbè, a parte il distanziamento sociale, quello sarà un problema e sicuramente bisognerebbe riguardarlo, perché un tavolo ogni 2 metri, io cosa faccio? 5 coperti, 10 coperti su 60. C'è da pagare l'affitto, c'è da pagare le tasse, c'è da pagare l'INPS, tutto. Non si riesce così. Bisogna che un attimo ci diano una riguardata. Ho visto una cosa sul banco, avete chiesto ai clienti di lasciare le monete dentro il piatto, quindi cercate proprio appunto di mantenere la distanza anche sì, nei pagamenti. Si cerca di consigliare i pagamenti elettronici e di non avere contatto diretto con il cliente. Possono entrare per andare in bagno se qualcuno ve lo no, chiede? No, assolutamente no. Noi abbiamo messo tavoli qui vicino alla porta in maniera che il cliente entra anche solo un attimo qui dall'entrata e abbiamo la cassa distante e il cliente non viene a contatto con noi, siamo distanziati. Sono alcune associazioni di categoria, alcuni anche vostri colleghi, che hanno chiesto la possibilità di mettere i tavoli fuori. Al momento però non è possibile. Al momento non è possibile, stiamo aspettando che ci dicano, ci diano l'ok, che ci dicano qualcosa e speriamo. Mentre invece voi come lavorate all'interno della pasticceria? Perché immagino che lì sarà un problema. All'interno della pasticceria purtroppo spesso non si riescono a rispettare le distanze interpersonali, quindi l'uso della mascherina diventa obbligatorio. L'uso dei guanti è diventato preferibile, almeno per la maggior parte dei lavori, laddove si può. La gente come era titubante, un po' preoccupata? Titubante perché non sappiamo ancora come ci dobbiamo comportare nel servizio, però la gente ha voglia proprio di bersi un caffè e di mangiarsi una pasta, una brioche. Qualcosa si sta facendo, qualcosa si muove, però adesso bisogna vedere cosa succede da oggi in poi con l'asporto, con a domicilio. Non è un granché sicuramente, pochissime soddisfazioni. L'unica soddisfazione è cercare di lavorare un po' e distrarsi, l'unica cosa è quella.
perché così non ne usciamo fuori.